Carissimi amici di Talent Music, noi siamo i The Colors. The Colors come? Detti con la K? Sì, con la K. Sì, ma la gente non capisce se diciamo con la K oppure con la C. Comunque siamo i The Colors con la K e facciamo descrizione del gruppo Pop Electro Indie, dice Yes. No, batterista Alessandro Fiordisoli. Ciao. Mi dicono che dobbiamo dire la verità, quindi lui è Alessandro Tamaro, bassista del gruppo. Ciao. Ciao, bassista di quelli lì che slappano, questo qui è forte. E io sono Stash Fiordispino, voce e chitarra del gruppo. I synth che sì, prevalgono, partono tutti da qui, dalla nostra testa, però vengono poi elaborati via digitale. Il nostro amico che si chiama Mac, forse è meglio dire Macintosh, che ha una piccola mela dietro. Diciamo che sì, musicata. Facciamo, come abbiamo già detto, pop electro indie. Siamo nati due o tre mesi fa? No, sono 3 mesi. Da ottobre, siamo nati ad ottobre e come gruppo noi già suonavamo insieme da un po' di tempo perché siamo cugini. Perché siamo cugini, mi è uscito cugini, aspetta. E lui è stato quello che ha influito di più sul, dal punto di vista elettronico. Lui ci ha buttato, ci ha preso. È mio amico, più che un amico. Lui ha preso gli anni 80 e ha detto facciamoli nel 2009. Cioè, facciamo, la descrizione, diciamo, siamo contenti con un pochettino della scena underground italiana, non quella che è glitterata in televisione su MTV. C'è qualcosa di buono su MTV a livello italiano, però diciamo che quello che va di più al momento per noi è l'estero, cioè che ci influisce pure un pochettino. Beh, Talent Music diciamo che è un qualcosa che riesce a darci quello che manca ai gruppi, cioè riesce a dare quello che manca ai gruppi, cioè l'opportunità di suonare qualsiasi tipo di genere musicale, che poi dopo anche dal punto di vista mediatico e di internet, diciamo, cose positive di questo paese, forse le poche cose positive. Viva Talent Music, dai. Viva Talent Music.